Sono arrivate le 13 qui su Radio Sapienza e attenzione, perché c'è una cosa che va detta, che a volte nel mondo della radio c'è schedulazione, c'è organizzazione, ma c'è anche leggende e miti che fanno parte del programma radiofonico in generale, il panorama. E una leggenda narra che io e Saurio, nel fru dell'anno scorso, passando davanti a un carretto in quel di Giulianova, ci soffermammo a vedere un prodotto locale che ci rimase nel cuore: noccioline calde. E questa, signori, è la prima puntata. Poi tutti vi starete chiedendo che cos'è la nocciolina calda. Obiettivamente, quando avete mangiato una nocciolina calda? Io non ho mai mangiato. Ce lo stiamo chiedendo anche noi, la cosa bella è quella. Una cosa particolare, Gigio, tu hai mai assaggiato una nocciolina calda? Allora, nocciolina calda in realtà credo che no. Noccioline sì, varie forme, sia quelle sottovuoto, un po' salatine, sia quelle prese dai vari banchetti allo stadio, ma calde mai, calde mi manca. Allo stadio tu devi vedere la Roma? No, grazie. Va bene, vabbè, non so se allo stadio fanno le noccioline calde, ma sicuramente qui a Radio Sapienza ci sapranno dire se la nocciolina è più buona fredda o calda. In ogni caso io sono convinto che ci sia un senso dietro tutto questo e noi qui siamo tutti insieme, insieme al prof, ad Andrea e a Nadia, per scoprirlo. Quindi Andrea, cioè, insomma, tu la nocciolina calda hai mai avuto, diciamo, qualche rapporto? Io vorrei tanto dirti di sì, ma non posso farlo perché siamo in diretta sulla Sapienza, quindi dirò no. No, non è vero. Però cioè, per te le noccioline sempre tiepide, insomma. Tiepide per forza. Fredda. Perché anche tiepida ha un suo perché. Fredda stucca. Quando calda, è fredda il sapore calda non te la viene un po' meno. Calda non te la godi. Tiepida. Tiepida. Neanche che sia bollente. No. Bollente mai. Mai bollente. G? Ma bollente sai che c'ha? Che poi c'è quel piccolo problema che ti schiona tutta la gola. Ma è brutto, capito? Poi non riesci a parlare, stai mute e ci devi bere per forza tanta birra. E poi è un problema perché casini su casini, il bagno, poi spazio, non lascia perdere, lascia però perdere. Però vedi, prof, cioè nocciolina calda, birra fredda, cioè che ne pensi tu? Magari che può scaturire una reazione chimica un po' incredibile. Cioè tu mangi una nocciolina calda, bevi un goccio di peroni ghiacciata, cioè... Beh, consigliata da tutti i nutrizionisti. Probabile che il però senso sia quello, diciamo. Ma non fa troppo sbalzo? Dici che non rovina qualcosa? È quello, quando mangi cose calde non ti fanno bere cose fredde, si rovinano i denti. Esatto, l'ho detto ormai. Che poi volevamo salutare la magnifica rettrice della Sapienza che era passata qui davanti, però non abbiamo fatto in tempo a... Sì, vabbè, ieri è arrivato anche Mattarella a un certo punto. Secondo te Mattarella che ne pensa della nocciolina calda? Sergione, ragazzi, lui è un grande appassionato, sono sicuro. Cioè, lo vedi tutto pagato. Sì, quando lui è tutto calde. Serio... Come direbbe? Durante il Covid anche io non mi... Durante il Covid anche io non mi taglio i capelli, però poi torna a casa, mette un bel pacco di noccioline al microonde, lo riscalda come si deve e poi in poltrona si gusta un... Però ce lo vedo, sai, Mattarella, in abito presidenziale, in vestaglia presidenziale, con noccioline calde, l'estate poi. Comunque, fun fact sul connubio presidente della nazione dell'Occidente e noccioline. L'ex presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, prima di diventare presidente, aveva un campo di noccioline e a Roma era amabilmente detto il nocciolinaro. Applausi, signore, applausi. Attenzione, ragazzi, qui ci sono tutto delle... vero, tutto ma pure vero. Gli amici so che lo chiamavano nocciolinaro. Sì, nocciolinaro. Così facevano a Washington. Nocciolinaro. Casa Bianca era conosciuto come nocciolinaro. Ragazzi, la nocciolina calda a quanto pare è un must che solo noi non conoscevamo, l'abbiamo scoperta a Giulianova, cioè, capito, al fru di Teramo dell'anno scorso. Ora siamo a Radio Sapienza 2024 a fru, e io direi che ora il tema si sta un attimo delineando. E tra l'altro sta anche assumendo dei risvolti politici, culturali. E non finisce qui. Dice che anche Kissinger fosse un amante delle noccioline calde. Dai! Dice questo. Ma tutti, cioè, era molto più diffuso questo argomento fin da prima che venisse scoperto a Giulianova, allora, a sto punto. Fin prima della nascita di Giulianova, addirittura, che ricordiamo è nata come città circa l'anno scorso, credo. Sì, più o meno, quando siamo arrivati noi. Esattamente, l'abbiamo fondata noi, Giulianova. Vorrei far notare un attimo che, insomma, l'argomento nocciolina calda si può, diciamo, variegare di vari significati, insomma, no? E quindi... Dice pure che il pontefice mangia le noccioline calde. E lui è anche tornato
torna a casa, con, si leva la papalina e si mangia una nocciolina calda. Quando la voce inizia, no? Per la domenica, affacciato dal balcone. La nocciolina calda sempre la domenica, prima dell'angelo. Cioè, dice così, sono storie vere. Vabbè, comunque questo blocco dimostra come si può fare radio parlando di nulla. Di noccioline calde. Sai chi è un altro che è molto appassionato di noccioline? Vanno molto nel Friuli, vanno molto saputo. Stambecchi e caprioli. No, c'è anche Bruno Pizzule che è molto appassionato di noccioline calde. Voce storica delle cose. Lui arriva a casa, signore e signori, buonasera e bentrovati. In questo momento sto scartando la mia confezione di nocciolina calda, che sarà una cosa veramente fantastica. Quindi per il radiofonico la nocciolina calda in realtà rappresenta uno strumento di vocalizzazione, no? Esatto, come il famoso chicco di sale quando non hai voce, no? Che ti dicono, o ti mangi una lice, una ricetta, oppure succhi un granello di sale grosso. Oppure, diciamo, mastichi una nocciolina calda. Anzi, una nocciolina fumante. Però salata, perché il tocchetto di sale ci deve stare. La nocciolina può essere anche dolce. C'è Catania che ci sta guardando malissimo, malissimo. Ciao, buongiorno Fru, buongiorno. Di che cosa parlate? Ho sentito solo noccioline calde. Noccioline calde. Questa è la prima puntata del nuovo format di Radio Sapienza Fru 2024, cioè noccioline calde. Tra l'altro, scusate, colgo l'occasione di avere accanto a me quella bellezza del compagno Catania per ricordare cosa, Fabiano? Che alle 17 noi siamo in onda con l'Ana Grezza, il nostro format. Ci sono tantissimi ospiti provenienti dal Fru, ma io credo che anche il prof abbia... È questa la tua ora, no? Devi ancora fare... No, la tua ora. È la tua ora, prof. Fabiano Catania, programma o quando no, lo fai? Lo strillone andrà in onda domani pomeriggio dalle 16 alle 16.45. Quindi non è ancora la tua ora. La mia ora spero che non arrivi presto. Preferisco mangiare molte noccioline calde. Dovrei averlo un fazzoletto da qualche parte. Di cosa parlerai tu, prof, allo strillone special edition? Come sempre, vari ed eventuali. Invece all'Ana Grezza... Il tappeto. No, ragazzi, ma siamo in diretta? Non so, io non sento, io non più, sento più nulla. Magari il microfono funziona, però... ragazzi, non abbiamo messo. Stiamo tornando. In realtà il problema è che non abbiamo mangiato delle noccioline adesso, calde. Signore, andiamo noi senza le cuffie. Come improvvisare, adattarci e raggiungere lo scopo. Noi, tra l'altro, il tappeto è terminato. Il prossimo pezzo è Blitzkrieg Bop. Ramones.